lo so in realtà. Tutto bene? Ci disponiamo per questa celebrazione in cui 13 nostri fratelli saranno ordinati diaconi, sarà consegnato il Vangelo, ma gli sarà detto di diventare loro Vangelo vivente, testimonianza di carità per tutta la Chiesa. Per quanto riguarda il momento della comunione, ciascuno di noi, anche i concelebranti, rimarremo al nostro posto. Passeranno i ministri a distribuire la comunione, quindi chi desidera ricevere la comunione rimane in piedi e passeranno a distribuirla. Buona celebrazione.
Senti? Parlare dopo. Non ho la tua foto. Due. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimo Padre Generale, carissimo delegato del Padre Generale per le case e le opere interprovinciali della Compagnia di Gesù a Roma, carissimo Rettore del Collegio del Gesù, carissimo Rettore del Collegio Bellarmino, carissimo Rettore della Chiesa del Gesù, i diversi provinciali presenti, i sacerdoti, i diaconi, le religiose, i religiosi, le famiglie, gli amici dei candidati al diaconato e questi 13 coraggiosi fratelli nostri che oggi la Chiesa chiama per questo ministero. Uniamo i nostri cuori in gratitudine al Signore, perché ogni vocazione è un dono di Dio che Lui fa alla sua Chiesa, e chiediamo la capacità di accogliere la sua presenza in modo sempre nuovo, come Lui attraversa le nostre vite. In questo giorno che ha fatto il Signore per noi, rendiamo grazie all'Eterno Creatore di tutte le cose, del dono del diaconato, che confermerà a Cristo servo questi figli carissimi, rendendoli testimoni della sua carità, attraverso il ministero della parola e il servizio dei poveri. All'inizio di questa celebrazione saremo aspersi con l'acqua che è stata benedetta nella veglia pasquale, in ricordo del battesimo che ci ha innestato in Cristo e ha fatto di noi le creature nuove per la sua gloria. Chiediamo di essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è dato. Thank you.
Dio Onnipotente, ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla messa del tuo regno nei secoli dei secoli. O Dio, che ci hai donato i sacramenti pasquali, assisti questo popolo con la tua grazia, perché raggiunta la libertà perfetta, possa godere in cielo quella gioia che ora pregusta sulla terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Avete crocifisso.
cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore, Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Retro è la parola.